Buonasera, buonasera, benvenuti. Nuovo appuntamento con questa puntata, dodicesima Bici Mon Amour, ovvero il ciclismo come lo vediamo noi di Rete 8 Sport a 360 gradi. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Da questa parte, prima avete sentito anche gli applausi perché c'è come di consueto un bel gruppo, un nutrito gruppo di ragazzi, poi li conosceremo. Allora, cominciamo subito con le presentazioni. Buonasera, benvenuto Giuseppe Fonzi. Buonasera. Buonasera. Reduce dal suo secondo Giro d'Italia, poi ci racconterai qualcosa, ma soprattutto ci proietteremo sui tuoi prossimi impegni. Portacolori della Wheeler Triestina Sella Italia, un team Continental che appunto ha partecipato, ha preso parte anche al Giro d'Italia. Claudio Di Dioniso, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Lui ci parlerà non di Giro d'Italia, ma di un bel giro all'interno dell'Abruzzo. Proprio nel fine settimana si è consumata questa manifestazione che si chiama, ricordiamo, l'Abruzzo Bici di gusto. Poi ce ne parlerai quindi abbondantemente, non solo tu, perché ci sono anche due sorprese qui presenti in studio. E buonasera, benvenuto anche Giuseppe Ciccarelli. Buonasera. Grazie. Questo è un autoapplauso, direttore sportivo del team Frecce Azzurre di San Buceto, San Giovanni Teatino. Il comune è quello di San Giovanni Teatino. Sì. Buonasera e benvenuto. Grazie. Da quest'altra parte li avete sentiti, sono i ragazzi e anche un altro dirigente, il vicepresidente delle Frecce Azzurre, Giuseppe Catena. Fatevi un altro applauso, ragazzi. Naturalmente una parte sì, del team, parte, no? Perché poi lo conosceremo a fondo. C'è anche un genitore di uno di questi ragazzi, la signora, come si chiama? Gioia, la signora Gioia. E poi andando un po' più su ci sono invece due di coloro che hanno partecipato proprio alla manifestazione di cui abbiamo accennato prima, poi la conosceremo meglio con Claudio Di Dionisi, Abruzzo Bici di Gusto. Eccoli lì su, come si chiamano? Dillo tu che hai il microfono. No, allora, loro lo dico. Mara. Non hanno il microfono. Mara, non hanno il microfono. Mara? Nunziato. Pellegrini. Perfetto, poi parleremo, conosceremo anche loro. Giuseppe, allora, vengo subito da te, così raccontaci in breve questa tua esperienza bis, secondo Giro d'Italia, comunque già una bella soddisfazione, anche se il Giro d'Italia è stato forse più duro del primo, questo secondo, o no? Esatto, hai detto bene, perché dopo aver fatto l'anno scorso la mia prima partecipazione pensavo di aver visto tutto, invece non avevo visto niente, perché quest'anno siamo andati molto più forte e questo ha fatto sembrare anche il percorso molto più duro rispetto a quello dell'anno scorso, perché anche nelle tappe, diciamo, più tranquille sulla carta c'è stata sempre lotta, una volta per arrivare in volata, una volta per la classifica, una volta per gli abbuoni, quindi non c'è mai stata una tappa tranquilla. Scusami se ti interrompo, Giuseppe, perché qui vediamo una fotografia che ti riguarda. Quello a sinistra naturalmente sei tu e quello a destra invece è colui che ha vinto il primo e l'ultimo della classifica, edizione 101 del Giro d'Italia. Il primo e l'ultimo, eh sì, io non volevo dirlo, però l'hai detto giustamente col sorriso, no? Non me ne vergogno, perché una volta comunque si chiamava la maglia la nera. Sì, adesso non c'è più, credo, no? Non è più riconosciuta. Però insomma, aver concluso il Giro d'Italia è già una grande, sì, siete cioè, partiti in tanti, poi, sì, abbiamo, mano a mano, abbiamo concluso in circa 25 meno rispetto alla partenza, insomma, però non è quello la soddisfazione, anche aver posato per così dire una foto ricordo con Chris Froome, che aveva già, questa è nell'ultima tappa, sì, in occasione della tappa di Roma, quindi aveva già vinto in pratica una passerella la tappa di Roma, sì. Aveva già vinto con quella splendida azione nella tappa con quelle delle finestre, quindi insomma, vi aspettavate Froome, che a un certo punto era un po' lontano dalla maglia rosa, che era un altro britannico, Yates. Ma allora Yates, quando che ha dato il massimo comunque, sì, però quando, diciamo, è crollato tra virgolette il giorno prima del crollo delle finestre, aveva dato un preavviso comunque, sì, di cedimento, e quindi si sapeva che nella tappa successiva chiunque avrebbe provato ad attaccare. E infatti la Sky si è messa subito davanti, pronti via, e quindi che ci avesse provato lo sapevamo di Froome, però poi che ci riuscisse era un'altra cosa, e ci è riuscito.
Ecco Giuseppe, poi torneremo ancora da te perché volevo far vedere anche delle immagini, però più tardi, che ti riguardano al Giro d'Italia, curiose, abbastanza curiose. Vado da Claudio Di Dionisio, perché così insomma saltiamo da un argomento all'altro anche per rendere più interessante la puntata. Bici di gusto, allora vogliamo inquadrare questo weekend appena trascorso, sabato e domenica 16 e 17 di giugno. Che cosa è accaduto sulle strade abruzzesi, in particolare la provincia più battuta? È quella di Chieti, no? Sì, le colline teatine. Sì. Colline teatine, abbiamo perfetto. Praticamente invaso le strade delle colline teatine con due giorni di cicloturismo puro legato, come appunto il nome lo determina benissimo, due giornate legate. Questo è Palazzo Sirena, siete partiti da Francavilla. Questo è il punto di partenza, sì, di Francavilla, Piazza Sirena, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati tutti e due giorni, dove c'era un villaggio legato al fitness, al wellness, che ci aspettava, sì, sia per prepararci, diciamo, a quello che facevamo poi durante la pedalata, sia per poi sciogliere per tutto ciò che è il dopo, quello che viene una pedalata. Era costruito in questa maniera proprio perché è un prodotto che vogliamo poi promuovere sul territorio e promuovere per portare gente qua sul territorio come prodotto turistico. È legato al ciclismo, ma un ciclismo slow, un ciclismo che lungo il percorso si ferma e fa conoscere il territorio. Non è il ciclismo, appunto, non è la gara dove tu sei impegnato lì e non vedi nulla che ciò che c'è attorno. Infatti i nostri ospiti che erano con noi, ex professionisti, raccontano sempre. Diciamo subito chi c'era con voi. C'era Alessandro Petacchi, Paolo Savoldelli e Claudio Chiappucci. Insomma, tre grandi, infatti, che accolgono sempre i nostri inviti a venire in queste manifestazioni per divertirsi loro per primi, perché anche loro dicono sempre appunto che quando erano professionisti sono passati qua con vari giri d'Abruzzo, Matteotti e quant'altro, o giri d'Italia, ma non hanno mai avuto tempo di vedere il contorno. Adesso invece si stanno gustando il contorno, che era appunto questo, era il cuore della manifestazione, che era quello di far vedere il territorio, le colline teatine, i prodotti del territorio, le fermate che abbiamo fatto emozionali in cantine, in frantoi e quant'altro, servivano proprio per dare il gusto alla pedalata. Quindi un fine settimana in bicicletta, sì, ma tra la costa e la Maiella. Tra la costa e la Maiella. Noi abbiamo questo vantaggio in quei giorni di avere molto vicina costa. In pochissimi chilometri, infatti siamo arrivati a Pretoro, la seconda giornata, in pochissimi chilometri tu vai dal mare alla montagna, insomma senza tantissime difficoltà, almeno fino a Pretoro, poi dopo. Anche tu hai inforcato la bicicletta? No, questa volta ero in ammiraglia davanti ad aprire ho sofferto maggiormente, perché lo scorso anno invece ero in bicicletta e mi piaceva di più, lì eravamo microfonati in bicicletta e quindi davamo gli input, però quest'anno invece mi è toccato, diciamo, più la parte da organizzatore. E ho sofferto parecchio. È stata comunque una bellissima manifestazione, fra l'altro, che oltre ai locali ha portato anche persone da fuori. Siamo riusciti anche a fare dei pacchetti di persone che sono venute dal Lazio, dalla Toscana. Scattiamo la classica fotografia, Claudio. Insomma, in questi due giorni, quanti? Oltre 140 persone sono venute con noi e ci hanno accompagnato in questi due appuntamenti come bici. Poi abbiamo avuto oltre 600 pedalatori, perché adesso qui non si vede, ma diciamo, davanti a questi ciclisti c'era il villaggio creato da Technogym, quindi da Group Cycling, con oltre 200 Group Cycle per fare attività fisica prima e dopo. E quindi insomma è stato un fine settimana che ha portato in Abruzzo, in particolare la provincia di Chieti, Colline Teatine, Francavilla, oltre 1500. L'ultima cosa, poi ci torneremo anche con i pareri delle due persone che hai portato qui in studio. Avete rispettato il codice della strada, perché le strade non erano chiuse, no. Quindi siete andati... Siamo andati assolutamente in ordine, rigorosi nel rispettare il codice della strada, perché quando facciamo queste cose è vero che avevamo un'ammiraglia davanti e una dietro, però dobbiamo rispettare assolutamente. In questo caso c'erano i vigili davanti, quindi abbiamo questa immagine, sono i primi, diciamo, 2 chilometri che abbiamo fatto in città ed erano tranquilli per noi. Poi successivamente ci siamo messi quasi in fila indiana. Grazie Claudio, vado dal direttore sportivo delle Fiamme Azzurre di San Buceto, questo team, San Giovanni Teatino, naturalmente il comune, perché San Buceto è una frazione, lo ricordiamo sempre, Giuseppe Ciccarelli. Allora,
Inquadriamo un po' questa società. Intanto mi hanno detto che siete una delle società più antiche. Perché? Sì. Spiegacelo tu, noi ci diamo nostra, tutti del tu in questa trasmissione perché sì, vogliamo proprio è nata, carattere familiare. Che io ancora non nascevo, l'11 di settembre del 51. Quindi 60... E abbiamo festeggiato i 60 anni. Ah, però non è microfonato, perché se parla abbiamo non si sente. Festeggiato i 60 anni, proprio preciso il giorno. Adesso ci accingeremo a fare i 70 anni, fra breve, nel 2021. Quindi 67 anni, insomma? Sì, 67 sì, sì, anni, sì, sì, sì. Però... E quindi la società è storica, la maglietta è storica perché non è cambiata affatto. La maglietta è così. Quindi c'è questo colore, il colore questo. Del mare, azzurro, sì, allora, perché fece azzurre, giustamente non poteva essere altrimenti. Il primo presidente è stato Giovanni Cesinaro, che ora non c'è più, è morto. C'è stato un vicepresidente che era il titolare della Satam, della Panoramica, il signor Chiacchiaretti, quindi mo ci sono i figli, però... Loro ci sono stati sempre vicini a questa società e quindi ci rimane. Ecco, dicevamo, qui c'è una rappresentanza di ragazzi che poi conosceremo. Certo. Anche qui parliamo di numeri, quanti ragazzi e soprattutto che fasce di età. Noi abbiamo circa una quindicina di ragazzi che va dalla G1, quindi prendiamo tutto il settore giovanissimi. Abbiamo che sono qui presenti stasera due esordienti, la signorina e Daniele con gli occhiali. Quindi giovanissimi, esordienti. Poi ci abbiamo anche allievi? Ci abbiamo anche allievi e ci abbiamo due juniores. Ah, qui insomma, gli juniores siamo stati un po' sfortunati all'apertura ad Alba Adriatica, all'ultimo giro ci è caduto uno, quello che va diciamo un po' bene, è rimasto fermo per un bel po'. I risultati sono importanti, però lo diciamo sempre, l'importante è che questi ragazzi facciano attività sportiva. Giuseppe lo conosce pure, quella corsa sul mare, l'apertura di juniors, si parte in gruppo e si arriva in gruppo, non si stacca nessuno, quindi è pericolosissimo, si cade e noi ci siamo ingappati. Ma adesso sta bene, si è ripreso e quindi... Quindi una società storica con tanta storia, sì. E qui però c'è tanta gioventù, Presidente. Anzi, direttore sportivo. Lei non è Presidente. Presidente è un mio fratello, Nicola, che saluto. Questa passione. Di certo ci starà vedendo. Come si chiama? Nicola Ciccarelli. Nicola, un saluto a Nicola Ciccarelli. Sì. Noi abbiamo ripreso questa società circa 15 anni fa, perché da Giovanni Cesinaro passò a... Enzo Toro, e da Enzo Toro l'abbiamo ripreso noi, perché Enzo Toro non lo voleva sentire più, non voleva fare più niente, quindi noi la passione che abbiamo avuto, io sono stato direttore sportivo anche alla Free Bike a Chiediscale, prima delle Frecce Azzurre, sono stato direttore sportivo alla società di Scafa, al Motaur, quindi ho girato come direttore sportivo, il terzo livello dal 1990. Sei stato solo dirigente o anche corridore? No. Io non sono stato corridore perché la buona mia di papà non ha voluto nel modo più assoluto mettermi sulla bici. Però il ciclismo però è sempre stata una passione. A quell'epoca ci abbuscavamo pure, quindi dai genitori, quindi non si poteva nel modo più assoluto. Però io ce l'ho nel sangue, quindi. Ecco, qui c'è un altro dirigente che ha il microfono, il vicepresidente delle Frecce Azzurre, Giuseppe Catena. Buonasera anche a te. Ci diamo del tu tranquillamente. Da quanti anni ricopri la carica di vicepresidente? Da 5 anni circa. Microfono vicino alla bocca. Da 5 anni e 5 anni ho fatto il consigliere. Però provengo da una società da noi nata nel 65 e l'abbiamo chiusa nel 2005. Il pedale delle vie Francavilla, non so se ricordi. Quindi insomma tanta esperienza, sì. Sicuramente. Corso pure in bicicletta, esordiente allievi junior e poi ho lasciato e ho avuto il fratello che era dalle soglie del professionismo, ha avuto pure un ingaggio con Azzongo Santini negli anni di Masciarelli e altri abruzzesi, però non ha gareggiato per niente, proprio si è messo a fare rappresentante della CCP. Però siamo andati avanti con la società, avendo tutti, una volta i ragazzi si chiamavano Giochi della Gioventù, dai ragazzini fino ai dilettanti di prima serie. Abbiamo avuto pure i fratelli Bevilacqua con noi nella Riviera. Quindi Leonardo e Antonio. Tutti e due, tutti abbiamo e due. Avuto Pier Domenico. Germano. Quasi tutti i professionisti sono passati da noi. Perfetto. Poi conosceremo ad uno anche questi ragazzi. Torno da Giuseppe, un altro Giuseppe Fonzi, perché insomma Giuseppe volevo far vedere un'immagine particolare. Tu giri hai girato almeno un cagnolino, è il tuo cagnolino, sì. Un Labrador?
Doveva essere un Labrador, però non è un Labrador. Non è un Labrador, no. eccolo qui. Questa è sempre in occasione dell'ultima tappa del giro di quest'anno, il numero 101. A dire la verità, la cagnolina sarebbe della mia ragazza, soltanto che... Sempre in famiglia, sì, più o meno rimane. Ormai. niente, è che ogni volta mi piace inventarmene una. Che si ripete in qualche modo questo rituale? Sì, ogni tanto quando è presente la faccio venire con me, è molto tranquilla e socievole, quindi non ho problemi a portarla. E poi, come ti ho detto, mi piace ogni volta inventarmene una. L'anno scorso, l'ultima tappa, sono partito con col giubbotto di pelle come Fonzi, quest'anno sono andato a firmare col cane. Quindi anche per regalare un sorriso magari ai bambini che sono lì a vedere o agli spettatori. Senti, Giuseppe, prima parlavi di durezza del Giro d'Italia, di questa nuova edizione, anche di velocità. A proposito, ma i capelli ti sono rimasti così perché in discesa... Non riesco più ad abbassarli. Non riesci più ad abbassarli. Perfetto, senti, tutti sanno che quest'anno il Giro d'Italia è stato addirittura 3 giorni in Abruzzo, perché in mezzo c'era la sosta, che poi ha avuto il momento forte con la visita a Rigopiano, no? Il luogo della tragedia. C'eri anche tu? Non sono stato presente perché eravamo lontani in hotel, e quindi abbiamo... C'è stato l'arrivo appunto a Campo Imperatore, poi la partenza 2 giorni dopo da Penne. L'arrivo a Campo Imperatore, come lo ricordi, anche questo duro? È stata una delle prime salite. I primi 5-6 km di salita, sì, poi ho mollato, sono salito tranquillo. Però arrivare a casa, fare il giorno di riposo a casa e poi ripartire da Penne è stato bello, perché comunque in un Giro d'Italia in cui per 3 settimane sei a tutto e lontano da casa, esserci per 3 giorni, magari avere familiari che ti vengono a trovare o comunque sono sul percorso, fa sempre piacere. Se ti dovessi chiedere qual è la prima immagine che ti è rimasta dopo questo tuo secondo Giro d'Italia, qual è? Roma. Roma, quindi l'ultima tappa, la tappa conclusiva. Perché sapevo che era finita. Ah, perché sapevo che era finita. No, perché ti comunque voleva dire per me aver concluso un altro Giro d'Italia, che poi sia nell'ultimo posto della classifica. Senti, invece a livello di team, il tuo team, come siete andati? Siamo andati bene, potevamo andare meglio, perché nella prima tappa vera e propria dopo il prologo, il mio compagno di squadra, il nostro velocista Maresco, è arrivato secondo. E nelle altre 2 volate successive ha fatto 4° e 6°. Sarebbe andata meglio se avesse vinto una tappa e nelle altre 2 non si fosse... Senti, Giuseppe, pensato. Io forse prima in sede di presentazione ho detto che il team in cui corri è Continental, invece siete professional. Sì, dipende da come si interpreta, perché la dicitura vera è Continental Professional. Ecco, vabbè, allora diciamo che UCI, ho sbagliato a metà. Sì, non l'hai detta completa. Non l'ho detta completa. Perfetto, non so se dobbiamo andare in prima pausa pubblicitaria, forse abbiamo ancora qualche minuto, mi rivolgo al nostro regista Dino D'Angelo, poi in studio lo ricordiamo sempre, perché senza di loro non possiamo sicuramente andare in onda, c'è Diego Martelli. Allora, andiamo ancora avanti per qualche minuto, tra poco la prima pausa pubblicitaria, torno da Claudio Di Dionisio. Insomma, Claudio, poi vedremo anche un contributo, perché prima abbiamo parlato di queste presenze illustri in questo fine settimana Abruzzo Bici di Gusto. Chiedo anche a te, qual è l'immagine che ti rimane? Intanto era la prima edizione questa o la seconda, la terza, non so. No, era la seconda, diciamo, come l'altra volta l'abbiamo fatto sulle colline pescaresi, questa volta sulle colline teatine. Quindi avete in animo magari di cambiare? Di girare, sì, girare, perché c'è un'anticipazione, l'idea appunto assieme alla DMC Terre del Piacere. Ma sapete già quale sarà? Teramo. Teramo, sì, perfetto, abbiamo dato già questa anticipazione. Per l'anno prossimo sempre a giugno? Sempre a giugno, sì, perfetto. Perché è un progetto che è della Regione, assieme alla Regione, assieme alla DMC Terre del Piacere, ed è inserita all'interno di questo Abruzzo Open Day, e quindi quello è il periodo del Summer Open Day che si fa sempre a giugno, e quindi la seconda edizione. Cosa mi è rimasto? Mi è rimasta l'immagine di questi 3 campioni che sono oggi molto alla mano, stavano con noi, sì, stavano con noi tranquillamente, pedalavano con noi, anche se il secondo giorno
quando siamo andati su verso Pretoro hanno fatto, diciamo, un po' di selezione, forse poi dopo Mara e Nunziato ce lo diranno. Non lo so, forse parlavo, loro parlavano tranquillamente, ma andavano, insomma, io ero davanti con la macchina e vedo che salivano a 25 km orari, che per una cicloturistica, insomma, è abbastanza impegnativa. Però insomma sono stati con noi, hanno vissuto con noi questa esperienza, hanno portato via qualcosa dall'Abruzzo estremamente interessante, insomma sono ancora oggi a scambiarci messaggi per dirci che ci ringraziano per quello che Allora facciamo così, Claudio, facciamoci raccontare proprio dalla voce di Mara e poi dell'altro giovanissimo Nunziato. Allora Mara, com'è stata questa due giorni? Allora, intanto un'esperienza indimenticabile. Un po' più vicino al microfono. Un'esperienza indimenticabile, perché pedalare a ruota dei Canti Campioni è un'immagine che ho ancora oggi, e soprattutto l'immagine di Petacchi che praticamente lascia il manubrio e si sistema i due calzini prima da un lato, poi dall'altro con una disinvoltura in una discesa. Vabbè, ma lui è abituato in qualche modo. Lo fa pure Giuseppe sì. Ponte. Beh, certo, chiaro, non noi. Non noi, però. Passiamo quasi metà della giornata in bicicletta, quindi. Esatto, con una certa disinvoltura che non è quella che abbiamo noi. Ma hai partecipato noi in tutte e due le giornate, certo. Sabato e domenica? Sì, certo. E anche a quella di 2 anni fa nelle colline pescarese. Sei un abitué, quindi vai in bicicletta abitualmente? Vado in bicicletta, diciamo, da 2 anni proprio bene. Ho iniziato forse 3 anni e mezzo fa, in maniera amatoriale ovviamente, sì. Mi piace pedalare, soprattutto in compagnia, e questa esperienza per me è stata bellissima. Hai scoperto qualche frammento, qualche territorio della provincia di Chieti che non conoscevi? Allora no, perché in effetti quella è casa mia, però non è che non... il territorio lo conoscevo. Claudio ci ha fatto fare una strada che è a Francavilla e io non l'ho mai fatto. Quindi la prima è salita... sempre da imparare. Sì, dopo San Franco, che è una scorciatoia abbastanza impegnativa che... metto un po' di sale. All'inizio è stata... ed è una strada che non avevo mai fatto, sì, quindi nonostante tutto sono di Francavilla, quel pezzettino lì non l'avevo mai fatto, e non ero mai stata neanche a Pretoro, quindi in centro, in paese, cioè Pretoro sì, certo. Però fare quella strada che generalmente faccio al ritorno da Pasto Lanciano, non in salita, certo. Quindi anche quella è stata per me la prima volta. Altra testimonianza, grazie Mara. Nunziato, com'è andata questa due giorni? Bellissima, la stessa domanda. Io... mi sono riposato, ma mi sono divertito tanto, pedalate. Ti sei riposato in bicicletta? Sì. Andando in bicicletta, sì. Vabbè, è un modo di riposarsi. 200 km al giorno, quindi. Perché di solito faccio i lunghi, faccio parte del randonnée, quindi sì. Poco prima, come ho detto prima, ho fatto il giro della Sicilia. Ah, quindi sei abituato alle lunghe distanze? Sì, sì, ho fatto il giro della Sicilia. Qui erano 40 km, 50, insomma. Robetta per il secondo Nunziato, sì, normalmente fa. L'altro giorno è venuto a trovarci in ufficio, ha detto ho fatto 200 km, sono andato dove eri, a Campobasso. Sì, ieri. A Castiglione? Sì, io ho fatto 211 km ieri. Capito, così. Ieri. Sì. Siamo andati oltre 1000 metri altitudine. Il paese della signora Mara. La signora Mara. Castiglione Mester Marino. Sì. Ma da quanti anni vai in bicicletta, Nunziato? Io ho cominciato a 60 anni. Sì, a 23 anni. Si è aperto un gruppo ciclista dove io lavoravo. 83 anni? Sì. Ma io pensavo, non so, stavo dicendo da pochi anni che va in bicicletta, perché ha un aspetto, forse la bicicletta davvero migliora anche l'aspetto esteriore in qualche modo, no? Oltre che quello interiore. Sì, mi piace pedalare a lungo. Di solito, adesso non tanto, ma prima facevo da solo, facevo oltre 300 km al giorno, da solo. Se devo fare un lungo lo posso chiamare. Sì, si può allenare con Giuseppe. Lui c'ha un'altra andatura, però. Vabbè, c'è un'altra andatura, però. Sì. Le distanze sono notevoli. Sì, bello. Il giro della Sicilia abbiamo fatto 1000 km con 3 giorni. Con 3 giorni? 3 giorni in Sicilia, 1000 km. Sì. Ha fatto il giro della Sicilia, 1000 km. Sì, 320-350 km Giuseppe, al giorno. Ricordami tu, adesso le tappe più di 200... La tappa più lunga era quella che partiva da Penne ed era 238. 230-240. Sì, ma era una. Una sola. Il resto erano al massimo 200. Vabbè, voi ne avete fatte 21 con tre riposi o due? Tre riposi. Poi c'è stata la tappa da Israele, da Gerusalemme. Sì. Com'è stata questo impatto con Gerusalemme? No, non è male. È comunque un'altra realtà, un'altra cultura, però siamo stati accolti veramente bene. Senza nessun problema come...
magari in tanti avevano preventivato o comunque avevano paura che succedesse. Torno di nuovo ad Annunziato perché tra poco andiamo in prima pausa pubblicitaria per completare il discorso. Annunziato, la stessa domanda anche a te, che cosa ti rimane dopo questi due giorni? Ancora la voglia di inforcare la bicicletta e di fare altri 200-300 chilometri ancora? No, mi è piaciuto questo weekend, questo sabato e domenica, bellissima. E poi si fermavamo per le cantine, si beveva il vino anche. Forse quello era la storia. E dopo non c'erano problemi con la bicicletta? No, no, no. No, no. No, non c'erano problemi. Sì, io con un litro ci faccio poco, quindi. Quindi ne occorrevano almeno due o tre di litri. Perfetto, simpaticissimo, davvero molto simpatico. Grazie okay, di cuore al signor Annunziato. Allora, noi ci dobbiamo fermare per una prima breve pausa pubblicitaria e poi torneremo di nuovo in studio. Dobbiamo parlare ancora con Giuseppe Ciccarelli e soprattutto con questi ragazzi che li conosceremo uno per uno. A tra poco. Bene, di nuovo in studio. Intanto nella pausa pubblicitaria abbiamo scoperto che Annunziato, poi magari ci faremo raccontare qualcosa, che è una sorta di... Annunziato, scusami, non hai il microfono, non si sente. No, poi tornerò da te perché abbiamo scoperto che è una miniera di... insomma di spunti di riflessioni. Sì, è una memoria storica. Poi torneremo da Annunziato. Ciccarelli, torno da Ciccarelli perché adesso dobbiamo conoscere... questi ragazzi, insomma, che cosa può dire a livello generale di questi ragazzi, Giuseppe? Cosa puoi dire? Guardi, noi come società lo spirito nostro è di far sì che nascono bene, crescono bene, vivranno bene, vogliamo formarli come uomini, come persone. Io sono l'unico direttore sportivo in Abruzzo che non dà quella carica un po' volgarina, se posso permettermi, durante le manifestazioni. Però questo non mettiamo magari in difficoltà allora, gli altri direttori sportivi, perché poi altri, magari ognuno dice di sé cose positive. Quando facciamo i corsi di aggiornamento ci pizzichiamo un po' pure tra di noi, quindi non è quello. Io sono l'unico, voglio ripetermi, a far sì che i nostri ragazzi crescano sulla bici in un certo modo. E, tant'è vero che io non faccio fare mountain bike ai miei ragazzi. Perché? Quindi, non li faccio fare perché la mountain bike non è stata mai regolamentata, la mountain bike è libera, quindi ognuno può portare la bici che vuole, a differenza della strada, che la strada è molto rigorosa, prima di partire volta però per la mountain volta. Bike è molto bella, il fascino è enorme. Non lo sto dicendo io, di questo lo dico io. Non parliamo di fascino, io parlo di sforzo del bambino. Non esiste un bambino che vuole perdere, non esiste un bambino che vuole fare ultimo. Ma forse Ponzi, nemmeno tra gli adulti però. Certo, io il quello personaggio più anziano di questa sera, ho visto l'intervista sulle vostre reti alcune sere fa con Petacchi. Era con Petacchi, sì. È vero? Sì. Lei stava con Petacchi, l'ho visto. Questa manifestazione qua, quindi... Io lo sforzo dico e sostengo che deve avvenire un tantino più avanti. Più gradualmente, in maniera più graduale. Più no? Graduale, più. E devo dirvi di più. Io ho accettato il consiglio che prima di me non lo ha fatto la Pennese. Giovanni Santomicone non fa mountain bike, prima di me. Poi sono arrivato io e dopo di me è arrivato il Velo Club Mosciano. Quindi siamo tre società che abbiamo tutte e tre in Abruzzi, giovanissimi. E facciamo strada, comunque, facciamo sprint e facciamo gincana. Comunque, ripeto sempre che la cosa importante è far andare in bicicletta questi ragazzi. Questa perché è la cosa più bella. Allora, Giuseppe, diamo il microfono. Anzi, prima c'è un genitore. Sì, la mamma. Una mamma. Buonasera. Mamma, sì, buonasera. Ecco, quello che stava dicendo prima il direttore sportivo, Giuseppe Ciccarelli, condivide... Sì. Lo riscontra anche lei? Condivido perché come genitore di questi ragazzi. Sì, una cosa che apprezzo nel mister è proprio che è molto rispettoso del ragazzo e delle sue possibilità. Quindi può vincere, può perdere, però lui lo incoraggia sempre. Non,
non incita proprio continuamente alla vittoria, ma di fare il meglio di quello che può fare. Il ciclismo è uno sport molto duro, perché il ragazzo si trova da solo in quel momento a correre, non è che c'è qualcuno che gli passa la palla o è colpa dell'arbitro, no, e lui è lì da solo che pedala, quindi quanto ha finito, ha vinto o ha perso va sempre premiato, e il mister è molto... molto paterno, se vogliamo. Perfetto. E questo per una mamma che vuoi fare. Lei è la mamma così. Di quale? Allora, io sono la mamma di Flavio e di Daniele. Ah, Flavio e Daniele. Sì. Allora, cominciamo a conoscere questi ragazzi partendo, magari questi che sono ancora più piccolini, credo. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Io mi chiamo Tommaso. Tommaso, il cognome? Pellicciotta. Pellicciotta. Puoi guardare lì se vuoi guardare in camera dove si trova Diego, dietro la telecamera. Tommaso, che cosa ti piace della bicicletta? Mi piace pedalare. Pedalare. Quindi non senti poco la fatica? Oppure un pochettino, poi magari dopo un po' di poco. Allenamento? La sento poco. Hai già partecipato a delle corse quest'anno? No. Ancora no. È il più piccolino? No. Quanti anni hai? Non abbiamo detto. Lui è un G3. Ha iniziato quest'anno a tesserarsi con noi, sulla bici non c'è mai stato, è iniziato adesso. Ah, quindi è, diciamo, sì. È da poco tempo. Grazie, andiamo avanti a conoscere anche chi? Riccardo. Ciao Riccardo. Ho 7 anni e faccio la G1. G1, ecco, il primo, sì, proprio primo, il primo. Sì, primo, sì. Riccardo, anche a te faccio una domanda, così c'è qualcuno che ti ha in qualche modo trasmesso questa passione della bicicletta in famiglia? Oppure sei stato tu? Hai deciso tu? No, mio padre faceva la bici e allora me l'ha detto pure a me. Il padre correva con Bevilacqua. Ah, ok. Ha fatto il dilettante con Bevilacqua. Come il cognome del ragazzo? Mazzocchetti. Ah, Mazzocchetti. Papà, figlio di Alessandro. Bravo. Figlio di Alessandro. Bravo. Che Giuseppe conosce. Alessandro, sì, suo padre. Certo. E anche la mamma, cioè tutte e due, perché perfetto. Alessandro era un mio direttore sportivo quando ero juniores, per quello. Quindi racconta a casa che Giuseppe Fonzi è stato un corridore di papà. Infatti si assomiglia. Si assomiglia. Perfetto. Hai partecipato a qualche gara quest'anno o no? Sì. Hai già partecipato. Come l'hai trovata? È stata difficile questa gara? No. No, perfetto. Andrai avanti, sì, ti piace il ciclismo? Sì. Andiamo avanti con il microfono. Ciao. Ciao. Nome, cognome, quello che vuoi dire. Sono Caterina e ho quasi 13 anni. 13 anni, una delle più grandicelle, Caterina. Sì, è un esordiente primo anno. Esordiente primo anno, sì. Sono sempre poche o cominciano ad aumentare le ragazze, le donne nel ciclismo in Abruzzo in generale? No, Giuseppe. Stanno aumentando le signore. Anche grazie a voi, grazie a tutte le società. Stanno aumentando le bambine, sì. Allora, che vuoi raccontarmi di questa tua esperienza? Da quanti anni vai in bici? Da quasi 3 anni. Da quasi 3 anni. Sì. E perché ti piace andare in bicicletta? Tu magari mi puoi dare una risposta ancora più completa. Non lo so, cioè non so proprio il perché mi piace, mi piace basta. Ti piace e basta, insomma, ti piace pedalare, sicuramente sì. Avrei fatto delle gare. Quest'anno una sola. Una sola quest'anno, gli anni passati, altre gare? Sì. Ti piace anche confrontarti con altre ragazze della tua età? Sì. Perfetto, hai legato con i maschietti, sei l'unica ragazza lei? Sì, quest'anno sì, un'altra bella bambina che faceva il G3, però... Chissà come sta la questione, sta di fatto che me se l'è presa gli amici della bici. Va bene, dicevo che è andata a un'altra società. Sì. Perfetto, grazie. Poi noi siamo, Paolo, noi siamo molto liberi, sì. Azzurro, anzi io mi sono battuto sempre in Italia per il problema dei nulla osta, anche agli allievi, io sono molto democratico. I ragazzi devono essere liberi. Devono decidere loro, anche i familiari. Sono stato 12 anni alla struttura tecnica della nostra regione. Quindi, conosce come funziona. Come funziona la cosa. Andiamo sopra, conosciamo uno dei due figlioli della signora. Ciao. Sì. Io sono Daniele Diodato, sono un esordiente di primo grado. Quest'anno primo anno sarebbe, no? Primo anno. Primo anno. Sì. Quest'anno ho fatto una sola gara.
una cronometro che è stata molto stancante ma comunque soddisfacente. Senti, ma il passaggio dalla categoria giovanissimi ai esordienti si sente un po'? Sì, si è fatto sentire soprattutto per il numero di gare. Infatti quest'anno ho fatto una gara sola, mentre nei giovanissimi troviamo molte più gare. Però c'è tempo ancora per fare altre gare, sicuramente. Sì. Perfetto, grazie mille, andiamo avanti. Io sono Mattia Diodato, ho 9 anni. Diodato è per solo parente? No. No, non è parente, è lo stesso cognome però. Ok, Mattia. Ho 8 anni e faccio il G3. E mi piace andare in bici. Quando vai in bicicletta pensi a qualcosa oppure sei concentrato sul percorso? Sono concentrato su quello sul che percorso. Devi... Lui veramente spende ancora di più. Più energie? Sì, molto, si applica molto di più, dà molto di più. Io molte volte lo calmo, ma siamo stati siamo stati alle Marche l'altra domenica, perché in Abruzzo non c'erano gare. Lui, diciamo, come tutti gli altri comunque, lui voleva dare di più, voleva tante bene. Finita la gara, io ci vado, lo tranquillizzo, gli dico bravo, però lui si sentiva che poteva e voleva dare di più. Senti Mattia, intanto non ci sente nessuno, ma Giuseppe com'è come lui ha vinto allenatore, come direttore sportivo? Bravo. Bravo, vabbè. Perfetto. Andiamo avanti. Ciao, sono Stefano Ballone e ho 8 anni. 8 anni. Ah, a proposito, non ho chiesto, sono tutti della zona San Giovanni Teatino, Pescara, diciamo giù San Buceto. San Buceto, sì. Ok. Sono categoria G3. G3? E quando vado in bici mi concentro al massimo per allenarmi il meglio. Lui è proprio il caso di dire che le frecce azzurre con quegli occhi così azzurri sono perfetti modo questo ragazzo. Sì. Continuerai ad andare in bicicletta, sì. Sì. Non è che, Prima però che cosa viene della bicicletta e dello sport? Lo studio. Perché se si è bravi nello studio... Bravi in bici. Si è bravi anche in bici, perfetto. Andiamo avanti. Ciao, io sono Francesco, ho 10 anni e sono G5. G5, Francesco, puoi guardare lì dove sta Diego dietro la telecamera, così ti guardano magari anche a casa un po' meglio. Francesco, hai partecipato anche tu a gare, da quanti anni vai in bicicletta? Una gara. Come l'hai trovata questa gara? Difficile, facile, così? Un po' e un po'. Da quanti anni? Da 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, quindi insomma comincia a piacerti stare in sella. È faticoso, gli allenamenti come sono? Quante volte vi allenate a settimana? Due giorni, il giovedì e il martedì. Dove? Alla scuola di Dragonara. Scuola di Dragonara? Sì, intorno alla scuola. Ho capito, intorno alla scuola. Ok, quindi in sicurezza. Colgo l'occasione per ringraziare, dove non ci sono automobili. Per ringraziare la giunta del comune nostro, sì, in San primis. Giovanni. Il sindaco Marinucci, il vice sindaco Di Clemente, quindi che loro sono stati vicino a noi. I ragazzi devono stare in sicurezza. Sì, ci hanno rilasciato un permesso scritto dal comandante dei vigili urbani che possiamo adoperare, diciamo, se posso adoperare questo termine, quel tragitto, quel circuito dalle 19 alle 20. Quindi diciamo siamo in totale sicurezza. Sì, sì, beh, bene così, andiamo. Dulcis in fondo, il fratellino. Io sono Flavio Deodato, ho 11 anni e sono G6. G6, tuo fratello invece era G? No, esordiente, quindi sei più piccolino, ma insomma chi è più veloce? Quali sono le qualità che vorresti avere di tuo fratello e viceversa invece quelle che lui vorrebbe avere di te? Lui è più veloce. È più veloce? Sì. Vabbè, perché è più grandicello? A questa età magari si sente di più. Sì, no? Sì, incomincia anche a vedere, un anno di differenza. Vorrei andare avanti con esordienti, vorrei fare la scalata esordienti, poi allievi. E che cosa ti piace della bicicletta in particolare? Mi piace più o meno tutto. Anche questo senso, diciamo così, di libertà in qualche modo? Quando vai in sella? Sì. Perfetto. Allora, fatevi un applauso ragazzi, perché hanno detto anche delle cose molto interessanti. Grazie. Oltre grazie al ciclismo, Paolo, facciamo ogni anno un picnic. Due anni fa siamo andati a Rendolo. Tutte le famiglie, chiaramente. Sì, tutto, ognuno porta qualcosa. Due anni fa siamo andati a rendere omaggio al cimitero a Marco Pantani,
abbiamo fatto un grandissimo pullman, tant'è vero non ci entravamo neanche. Ah. All'ultimo momento, grazie a Catena, abbiamo trovato Pronto Bus che ci ha fornito un pullman a tre assi lungo, 60 posti. Siamo stati su, ricevuti bene dalla mamma, la signora Dottonina, dal papà, da tutti. Poi... Ecco, ma questo feeling come è nato? È nato da voi oppure in qualche modo c'è stato qualche l'anno che morì occasione? Marco, col pullman andammo pure su come Freccia Azzurra. Ho capito. Perché Pantani, quando il criterium d'Abruzzo sì, partiva, il criterium da Buceto, me lo ricordo. Partiva da San Buceto. Partiva da San Buceto, e allora lui ci dovrebbe e stare. E lui tornò alle corse, se non ricordo male, dopo un incidente proprio in Abruzzo. In Abruzzo. Me lo ricordo, perché io ero negli archivi nostri un dovrebbe starci una foto con i ragazzini delle Frecce Azzurre, proprio con Marco. Poi il ciclismo non si sottrae a nessuno. No, le foto sono con disponibilissimi. Sono tutti disponibili. E quindi quando morì Marco, giustamente noi ci rimanemmo talmente male, la tragica morte di Marco, e quell'anno stesso noi andammo a rendere omaggio a Marco. Però al decennale sono voluto tornare, ho contattato il papà e la mamma di Marco, abbiamo visitato la cappella dove Marco risiede in pace, siamo andati al museo, perché c'è un grandissimo sì. museo lì, a Cesenatico, e a pranzo la signora Donina ha pranzato a fianco a me, il papà, gli abbiamo portato un omaggio, gli abbiamo donato la nostra maglia e siamo stati rispettati e trattati bene. Mo speriamo che qualche gara dei giovanissimi loro vengano giù, perché anche loro hanno una squadra di giovanissimi. Insomma, sono tantissime le storie da raccontare nel ciclismo. Torno da Giuseppe Fonzi, perché abbiamo parlato un po' del Giro d'Italia, poi devo farti vedere altre immagini, non le sveliamo subito, relative non all'ultimo Giro d'Italia, ma al primo Giro d'Italia. Giuseppe, adesso ci sono i campionati italiani? Adesso sei in una fase di riposo, almeno tu, la tua squadra no. Il riposo no. 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 No, mi riposo ecco, allora, dopo il campionato italiano, che è sabato dopo. Prossimo. Sabato prossimo, lo ricordiamo, dove? Alfabuario. Alfabuario, in Brescia, nel Bresciano? Sì, nel Bresciano. Nel Bresciano. Quindi dal giro non ho riposato praticamente quasi nulla, a parte 2-3 giorni giusto per riprendermi e niente, mi sono preparato per il campionato italiano e vedremo come va. E invece i tuoi compagni di team in questo momento o tra stanno poco, correndo dove? Nella gara a tappe che è stata ideata da Argentin, l'Adriatica Ionica. E oggi, se non voglio sbagliare, ma ha fatto settimo il mio compagno di squadra. Quindi nella top ten è entrato. Sì, e anche loro stanno correndo in funzione del campionato italiano, che poi è una gara secca e ci si gioca tutto. Ecco, un campionato italiano sicuramente avrete già analizzato il percorso in qualche modo. Sì, ci sono è impegnativo, ma non impossibile, quindi si può adattare ad un Nibali come anche allo stesso compagno di squadra Colbrelli, che quindi magari non arrivo più con un gruppetto più ristretto, dipende sempre da come va la gara. Secondo te volata oppure un gruppo ristretto? No, volata no, in tanti comunque, no. Al massimo secondo me arriveranno in 10 corridori, 15. Poi anche perché comunque sono 230 chilometri. Poi con le temperature che ci sono adesso, cose così. Oddio, questo tempo è un po' ballerino duro. Perché per esempio domani, che è venerdì, insomma, sì, dovrebbe piovere. Dovrebbe piovere nel pomeriggio, quindi. Però anche se piove non è che sia chissà quanto fresco. Lo so, però. Perché settimana scorsa. Ecco, tu vai meglio con il sole, caldo, oppure col fresco? Il caldo. Il caldo. Sì, asfissiante. Asfissiante. Poi la tattica invece per esempio di un campionato italiano come team, come squadra, si decide poco prima di correre? Si decide prima di correre, ma anche in gara cambiano tante cose, perché prima di partire magari cioè in settimana sei stato bene, comunque hai gamba, però poi quando ti ritrovi lì a 60 km dall'arrivo vedi che non vai come dovresti e magari alla radio parli con la squadra e gli dici guarda, non è che sto benissimo, quindi metto a disposizione di qualcun altro che sta meglio. Senti, oltre a te, tu sei l'unico abruzzese di questo team della Wheeler, no? Sì. Chi è il capitano, diciamo, la punta di diamante, chiamiamola così, del tuo team? Abbiamo Maresco per le volate e Pozzato per il resto, anche se magari negli ultimi anni non ha brillato come potrebbe, però alla fine tanto fa anche la fortuna, perché ad esempio era pronto per il Giro d'Italia ed era si era allenato duramente per questo, però purtroppo
ha avuto dei problemi a casa con il padre che poi purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto, quindi è dovuto tornare a casa, ha dovuto rinunciare al Giro d'Italia. Quindi tutto può variare, fa parte della vita. Della vita e anche della vita sportiva, no? Purtroppo. In qualche modo. Allora, grazie anche a te per il momento, Giuseppe. Claudio, abbiamo già un po' svelato, ha dato questa anticipazione, che la prossima edizione di Abruzzo Bici di Gusto si chiamerà sempre così, perché la formula è vincente. Anche un marchio. È un marchio, sì. Quindi si sposterà nella provincia di Teramo, nel Teramano, no? Nelle colline Teramane. Nelle colline Teramane, esatto. Colline Teatine quest'anno, colline Teramane. Sì. E il primo anno invece colline Pescarese. Pescarese. Sì. Quindi poi in prospettiva ci saranno l'Aquilano, sì. L'Aquilano, che lì sono colline abbastanza sono colline un po' ripide, un po' più ripide in qualche modo. Allora facciamo così, abbiamo un contributo, abbiamo detto, un'intervista realizzata dal nostro Enrico Giancarli proprio con Paolo Savoldelli, tra l'altro in bicicletta, una cosa strana, è molto bella, anche molto particolare, in cui Savoldelli naturalmente parla un po' a 360 gradi del Giro d'Italia e anche dell'Abruzzo, l'Abruzzo che accoglie sempre a braccia aperte tutte le iniziative, non soltanto la Carovana Rosa, ma tutte le iniziative legate proprio al ciclismo. Allora, sentiamo questa intervista di Enrico Giancarli con Paolo Savoldelli in sella alla bicicletta. Paolo Savoldelli, due Giri d'Italia vinti, oggi a virgolette spasso tra le colline teatine. Beh, il ciclismo va interpretato in questo modo. Tra l'altro tu sei a spasso perché hai anche il microfono in mano senza nessun problema. Comunque ho accettato questo invito di Claudio Dionisio. Belli territori, bella iniziativa e soprattutto niente agonismo, che da parte mia è già stato fatto a suo tempo quando andava fatto. A proposito di agonismo, chi meglio di Paolo Savoldelli ci può raccontare l'impresa di Chris Froome quest'anno sul Colle delle Finestre? Perché è stata la tua salita, Paolo? Ma sì, diciamo che Chris Froome l'ha interpretata all'attacco, io in difesa. Comunque il Colle delle Finestre è una salita veramente micidiale. Oltre al fatto dello sterrato, che però viene reso perfetto dagli organizzatori per quella giornata, è una salita di 20 km al 9% di pendenza media, si arriva in quota apposta alla fine di un giro. Froome voleva vincere quel giro, aveva capito che per vincerlo doveva attaccare da lontano, non credo che il Team Sky pensasse già in quella giornata di prendere la maglia, ma credo che volessero attaccare, rendere la corsa dura e poi guadagnare magari un minuto e mezzo, per poi riattaccare nella tappa successiva. Invece è successo qualcosa di inaspettato, Dumoulin si è trovato da solo e questo probabilmente se lo aspettavano, ma soprattutto ha perso tantissimo in discesa nell'aspettare Pinot e il suo compagno di squadra, e lì ha perso il Giro d'Italia già in quella giornata. Ma per come sono andate le cose, credo che Froome l'avrebbe vinto comunque il giorno dopo, perché ha dimostrato una supremazia netta. Ti chiedo una cosa sull'Abruzzo, Paolo. Quest'anno Campo Imperatore, lo scorso anno il Blockhouse, qualche anno fa Roccaraso. Insomma, questa è una regione che ama il ciclismo, ama il Giro d'Italia. La Tirreno Adriatico a Chieti ha incoronato due volte Michele Scarponi, Peter Sagan. Insomma, il buon Maurizio Formichetti porta sempre delle giornate importanti qui in Abruzzo. Beh, sicuramente è un territorio che si addice bene alle corse che contano, ci sono dei bei arrivi in salita, ci sono tanti mangi e bevi per rendere la corsa dura, ci sono delle strade molto ampie, in più si trova in una posizione dell'Italia dove fa molto comodo anche spostarsi per trasferirsi da nord a sud o da sud a nord. Bene, allora c'era questa intervista con Enrico Giancarli, che sembrava meno stanco di Paolo Savoldelli. C'è un segreto, bisogna raccontare. Qual è, perché ha bici di gusto, insomma, qui c'era tanto gusto prima. Quindi lui si è lasciato in qualche modo distrarre dalle prelibatezze enogastronomiche. Paolo abbiamo scoperto che non beve, non è uno che beve. No, a differenza non è come Nunziato che un litro è poco. Lui invece beve poco. In questi due giorni con cui è stato con noi, diciamo che il vino l'ha messo KO. Invece Alessandro e Claudio, devo dire che invece, specialmente Claudio Cappucci,
ama molto il vino di questa terra, insomma, anzi lo conosce molto bene, è un grande intenditore di vino. Ma credo che lui non è un produttore di vino? Ha a che fare, non è lui perché direttamente ricordo. Un produttore di vino, sì, ma la famiglia sì, la famiglia sì. La famiglia sì. Perfetto, insomma poi c'era anche, abbiamo detto, Petacchi, Alessandro Petacchi, che tra l'altro in Abruzzo torna abbastanza spesso. Sì, anche lo scorso anno era con noi, è già 3 anni che viene con noi. Ma anche in altre manifestazioni l'ho visto. Anche in altre manifestazioni, sì. Sono persone, come dicevo prima, signore, molto disponibili. Sì, nell'ambito del ciclismo troviamo questa disponibilità immediata appena proponiamo qualcosa che ha una sua validità, che ha una sua professionalità nell'organizzarsi, no, vengono giù spesso e volentieri e ci accompagnano in questi giri. Questo era il secondo giro, era quello che appunto ci avrebbe accompagnato su poi a Pretoro attraverso Ripa, Chieti e Bucchianico, insomma siamo poi fare a filo rompete e siamo arrivati a Pretoro. Claudio, ti sento e ti vedo contento dopo questa seconda edizione. Sì, sono molto felice perché poi l'obiettivo nostro, cioè noi non siamo organizzatori di gare ciclistiche, noi siamo un tour operator che organizza vacanze attive e il nostro principio finale è proprio quello di portare gente, di fare incoming qua in Abruzzo. Queste manifestazioni ci servono proprio per arrivare al grande pubblico e promuovere l'attività. Noi organizziamo vacanze in bicicletta, quindi in tutta Italia e in tutta Europa, però ecco, noi siamo in Abruzzo, siamo a Francavilla e ci teniamo moltissimo ad organizzare tour e percorsi qua, ecco, in Abruzzo. Tra l'altro l'Abruzzo, abbiamo ricordato prima, è sempre pronto ad abbracciare tutto ciò che riguarda il ciclismo, però Francavilla, il comune di Francavilla al Mare, sì, in particolare, per esempio mi viene in mente, oltre alla vostra bellissima manifestazione, il fatto che a maggio, se non ricordo male, è tornata per la 5ª volta la nazionale paralimpica. Sì, dove, e hanno per fare fatto degli stage, anche, hanno degli fatto, incontri con i ragazzi. Sì, insomma, hanno fatto anche una gara 15 giorni prima, sì, organizzata da Pierpaolo Addesi, sì, dove credo che... Ma quindi loro, era giugno. Sì, era giugno. Hanno fatto la cronometro due di loro, credo. Sì, e sì. Bellissimo, organizzata molto bene. Cioè, è un comune molto attento, diciamo, l'assessore allo sport e il sindaco anche sono sempre molto attenti allo sport. Sono persone di sport, vengono dallo sport, anche se vengono dal calcio, quindi però insomma... Quindi c'è questo vantaggio in qualche modo, sì, di conoscere... Attenti, in qualche modo il veicolo ed è molto importante, è molto importante anche per noi, anche se non facciamo agonismo, ma facciamo, ripeto, vacanze in bicicletta, vacanze turistiche, quindi cicloturismo. Perfetto, torno da Giuseppe Ciccarelli. Giuseppe, come vogliamo, non è che siamo in conclusione, però insomma, cosa vogliamo dire, cosa possiamo dire ancora di questa società, di questa squadra? Abbiamo ricordato le origini gloriose, sì, perché sono, si perdono nella notte dei tempi. Noi ci teniamo tanto, il direttivo della nostra società siamo in 10. Presidente, vicepresidente e 8 consiglieri. Ma si parla molto sempre di sponsor, che a voi è no, qualcuno? Noi non abbiamo sponsor. Noi è tutto in mano al direttivo. E ai genitori di questi ragazzi? No, i genitori neanche. Però i genitori hanno il merito di credere in voi. Hanno la spesa quando andiamo fuori, che con le loro macchine portano il proprio figlio. Ma credono soprattutto in voi. Certamente, questa è la cosa principale. Noi non abbiamo sponsor. Non abbiamo contributi dal comune. Ma non avete sponsor? Li cercate nel caso? No, ecco, non li cerchiamo. Vabbè. La maglietta è così, non c'è scritto nulla e non ci sarà scritto nulla fino a quando sto arrivando. Questo nome Frecce Azzurre perché? Da cosa deriva? Non se lo so dire, perché non l'ho creato io, noi l'abbiamo ereditato. Quelli è piaciuto, così? Sì, è così. San Bucete era una realtà, è una realtà quindi tuttora, no? Anche se il comune nostro si chiama San Giovanni di Latino, però a San Giovanni su non c'è nulla, non ci sta niente, è tutto San Bucete. Noi organizzeremo una gara per giovanissimi come tutti gli anni il 12 agosto, domenica 12 data agosto. Data fissa 12 agosto? 12 agosto, domenica pomeriggio a San Buceto. Come si chiama questa gara, Giuseppe? Trofeo Frecce Azzurre San Buceto. Perfetto. Perché ogni anno... Giovanissimi. Esordienti? No, solo giovanissimi. Noi abbiamo fatto pure segnatevi le gare... Segnatevi questa data, 12 anche agosto. Anche le gare da esordiente, dove Fonzi da esordiente vinse. Sicuramente lo ricorda. Fonzi. Gara fatta da noi, delle Frecce Azzurre, prima glielo ricordate, lui preciso mi ha detto il circuito e mi ha detto tutto, dove si è svolto quella gara. Quindi noi organizziamo, facciamo, pratichiamo, facciamo di tutto affinché il ciclismo vada avanti, perché è un bellissimo sport
per quanto ci riguarda. Oh, Giuseppe, volevo tornare da Annunziato, perché sì, abbiamo detto che durante una delle pause pubblicitarie abbiamo scoperto delle cose interessantissime. Certo. Intanto partiamo dalla maglietta, perché quella maglietta? E questo è quando abbiamo fatto Roma-Berlino per Roma-Berlino, protestare contro il Papa 500 anni fa. Adesso no però. Prima si protestava, il protestantesimo Martin Lutero. D'accordo. Per questo qua. Adesso no, non protestiamo. Quindi quanti chilometri avete fatto in bicicletta in quanti giorni? Beh, abbiamo fatto con 9 giorni. Quanti chilometri? 1800. 1800, quindi insomma. 200 km al giorno. Si faceva 200 km al giorno. Come il Giro d'Italia. Sì, noi c'abbiamo un giorno di riposo, un giorno un po' più corto. Insomma, complimenti. Ma poi ricordavi proprio sempre durante la pausa pubblicitaria, annunciato che insomma non è l'unica e la prima cosa che, a cui hai partecipato, che fate. C'è un gruppo, vi riunite, chi siete? Sì, è un gruppo di Roma che lo organizza un dottore. Sì. E lui è che ogni anno facciamo una cosa importante per l'Europa. Per l'Europa, ma quest'anno siete stati già dove? Beh, quest'anno andiamo adesso all'inizio luglio, andiamo dove si è combattuto gli ultimi giorni della prima guerra mondiale. Dove? Allora, Trento, Trieste, Slovenia, Quindi diciamo rimanete nel territorio italiano, sì, quest'anno, mi farete meno chilometri, chissà. Dipende da che giro fanno. Certo, vabbè, passano che prima da Bari e poi tornano solo su. No, però andiamo, siete stati anche in altri, all'estero, in altre, sì, 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 in altre nazioni, in Germania, sì, vabbè, abbiamo ricordato, poi prima? Poi Parigi, Francia, Francia, Grecia. E poi qua, poi il giro della Toscana, siamo incontrati i figli di Bartoli e Coppi. Insomma, qua insomma, complimenti, non so che cosa dire, Giuseppe. Chapeau. Chapeau, l'unica parola che mi viene è quella. Cioè, quelle che fa i professionisti, io l'ho fatta amatoriale, tutta l'Europa. Però quel che faccio io, le professioniste non fa. È difficile. Sì, partecipate a Parigi Roubaix. Secondo le sue caratteristiche, quello che. Legge Baston Liege, Giro delle Fiandre. E poi la cosa più famosa del mondo è Parigi, Brest-Parigi, 1200 km che si fa ogni 4 anni. La conosco. La conosci? Rimani allibito? Diciamo, quanto tempo fa l'ha fatta? Quello l'ho fatto 7 anni fa e spero di farlo il prossimo anno, perché già sono classificato per farlo. Ricordiamo perché l'età, facendo il giro della Sicilia, 83 anni, però non le dimostro assolutamente. 83. Meno è 10, ma forse anche è reduce dal giro di Sicilia, no? Sì, per il giro della Sicilia è che fa quel del tempo stabilito e classificato per Parigi presto Parigi il prossimo anno. Ma vedi? Scusi, un applauso lo merita tutto. È il minimo che possiamo fare. Giuseppe, in quanto tempo, cioè il Giro di Sicilia, ha detto che erano 1000 chilometri, giusto? Sì. In quanto tempo? 3 giorni. Sono 330 chilometri al giorno. No, ho pedalato 41 ore, però il tempo che ci abbiamo messo è 36 ore e mezzo. Insomma, qui altro che Iron Man, qualche modo. Grazie di cuore. Okay. Io però volevo, se qualche ragazzo coraggioso, tra l'altro qui ci sono anche altri genitori un po' meno coraggiosi della signora, perché stanno lì dietro le quinte, noi li salutiamo ovviamente, caramente, salutiamo tutti, i figlioli salutano mamma e papà. C'è qualcuno che vuole fare una domanda, per esempio a Giuseppe, che lui è un professionista? Ok, ricordami il tuo nome? Stefano. Stefano, che domanda vuoi fare a Giuseppe? Ma in alcuni punti nelle gare per le bici, per il rapporto, qual è la marcia più conveniente? Dipende, magari se sei in salita o insomma in pianura. Sì. Dipende pure quella che riesci a spingere, perché non c'è sempre un rapporto giusto, dipende quello che le proprie gambe ti permettono di spingere. Ok, sei soddisfatto? C'è qualcun altro che vuole fare una domanda a Giuseppe? No? Io pensavo che il pallone facesse un'altra domanda. Quale? Diversa a Giuseppe Fonzi. Che lui tarda un po' ad attaccare il fermapunto dopo partì. Cioè, con uno ci parte, con l'altro va un po' in difficoltà. Un consiglio di Giuseppe: ti agganci tutti e due e ti attacchi alla transenna. No. Non è un problema.
Allora, tra poco andiamo in pubblicità, però prima volevo tornare da Giuseppe Fonzi per farvi vedere delle immagini particolari, perché in occasione del suo primo Giro d'Italia, quindi non quest'anno, l'anno scorso, anche una tappa abruzzese, perché il Giro arrivava sul Blockhaus, che cosa è avvenuto? Allora, vediamo queste immagini, ce lo racconti tu Giuseppe, vediamo queste immagini brevissime, magari fatte con un telefonino, credo, in qualche modo. Ecco qui. Sì, era quello che immaginavo. Cioè? Niente, il video l'ha fatto Stefano Borgese. Ah, Stefano Borgese. E quella è birra. Sì. Quindi hai bevuto la birra mentre stai facendo la corsa. Un sorsetto. Cioè, una cosa così la prendo come un po' una sfida, perché comunque ero staccato e tutto, andavo tranquillo all'arrivo. E mi fa, dai, bevi. Cioè, non è che ho paura a berra, non è che quello. Quindi che un integratore speciale di malto. Sono e malto, luppolo. Alla fine non fa male. Fatto, Tutto che... fa bene e tutto fa male, dipende da come dalle quantità. È normale che se ne avessi bevute 2-3 bottiglie difficilmente sarei arrivato al Blockhaus. Magari avresti sbagliato strada in qualche modo. Magari avrei rigirato direttamente. Era meglio. Eri sullo strappo finale. Era a 3-4 km dall'arrivo. Quindi il Blockhaus... Ogni anno me ne invento niente. Chissà cosa inventerai per il prossimo Giro d'Italia, io ti auguro. Speriamo magari di vincere una tappa e inventarsi qualcosa. Di vincere una tappa, comunque metterti in grossa evidenza. Quest'anno sei riuscito comunque, non so, qualche fuga. Ci ho provato, sì, all'inizio giro eravamo tutti quanti per il velocista, perché comunque era quello che aveva più possibilità di fare risultato. Poi ci ho riprovato nell'ultima settimana, solo che non avevo fatto i calcoli con le mie gambe sull'ultima salita. Purtroppo non andavo più avanti ed era anche la tappa giusta, perché è stata l'unica tappa in cui è arrivata la fuga. Però purtroppo le mie gambe hanno detto di no e quindi niente, è andata così. Poi ci ho riprovato l'ultimo giorno a Roma, però quel giorno a dir di no era la Quick Step di Viviani. Che quando ci sono gli squadroni, insomma. Quando se ci sono i velocisti che vogliono arrivare in volata è difficile arrivare, però provare è il minimo. Giuseppe Fonzi, e poi c'era un altro abruzzese che noi abbiamo avuto anche qui l'onore di ospitare, come te, Giulio Ciccone, che è di Brecciarola. Sì. Giulio ci ha provato proprio. È stato anche vicino. E anche lui è stato, non è stato però lasciato andare. Il problema è quello che. È stato che, un giro tirato, no? Sì, è come ti ho detto prima. È che un giorno per la classifica, un giorno per un altro motivo era difficile arrivare. Lui si è ritrovato a Campo Imperatore con i primi della classifica che. In un'altra circostanza magari lasciavano anche la tappa, però siccome si pensava si giocasse su dei secondi, tutti volevano prendere la buona. Poi poi ci ha pensato Froome gli ultimi due giorni, ha dato una mazzata, poi alla fine. Senti, ma è stato detto che per eccesso di generosità Giulio abbia attaccato troppo presto, però secondo me invece dipende tutto dalle tue gambe, se tu dipende pensi dall'istinto, da quello che ti senti. L'istinto. Poi ci ha provato anche una seconda volta con il senno di poi, magari sarebbe stato meglio attaccare una volta sola e più vicino maniera al traguardo, maniera più virulenta. Però quando si è là, poi magari anche il tifo del pubblico, certo. Ci sono tante cose che in quel momento non senti quello che magari le gambe ti danno, vuoi farlo e basta. Poi però ti devi arrendere, purtroppo, però ci ha provato, quello è importante. Allora, noi ci dobbiamo fermare di nuovo per l'ultima volta, poi andremo avanti fino alle 22 per l'ultima volata, è proprio il caso di il rush finale. Allora, la linea torna in regia a Dino D'Angelo, tra poco. Bene, di nuovo in studio per l'ultima parte di Bici Mon Amour, ovvero il ciclismo a 360 gradi secondo Rete 8 Sport. Claudio Di Dionisio, come vogliamo concludere un po' questa trasmissione dal punto di vista proprio di Abruzzo Bici di gusto? Io vorrei ringraziare tutti i partner che ci hanno sostenuto in questa, perché una manifestazione così non si organizza da soli, solo come Bike Life, che è il nome del nostro tour operator, ma si organizza con un insieme, con un pool di squadre, appunto come dicevo prima la Regione, la DMC Terre del Piacere, inserita all'interno di questa grossa iniziativa che è Abruzzo Open Day. Voglio ringraziarli perché sono da 3 anni che ci stanno al nostro fianco e credo che ci accompagneranno, visti anche i risultati nel quarto e nel quinto anno, che ci permetterà di chiudere il cerchio andando su Terme e L'Aquila.
vorrei chiudere appunto questo intervento ringraziando anche voi che siete vicino, perché eravate con noi la prima edizione. Siamo sempre noi che dobbiamo ringraziare chi viene in questo studio a spiegare le cose. Ed eravate con noi anche quest'anno, quindi avete realizzato un bellissimo video che sta andando sulle vostre reti e per noi è molto importante. È molto importante nella misura in cui siamo qua per promuovere il territorio proprio con attività di questo genere, facendo vivere il territorio con una bicicletta diversa, seppur sono biciclette da corsa anche performanti, però noi le viviamo, vogliamo far vivere il territorio abruzzese, in questo caso abbiamo scelto le Pinete Latine, in una maniera molto tranquilla. Ed è il modo per cui la bicicletta ci aiuta a dare un'altra dimensione al nostro territorio e a tutte le attività che stanno all'interno del territorio. Grazie di cuore a Claudio Di Dionisio, Abruzzo Bici di Gusto, abbiamo detto l'anno prossimo, naturalmente in bocca al lupo per la terza edizione che esplorerà le colline teramane. Giuseppe Ciccarelli, poi magari con l'altro Giuseppe vi dividete un po' questi minuti a disposizione. Come vogliamo concludere da parte delle Frecce Azzurre? Le Frecce Azzurre devono andare avanti, andranno avanti. Vabbè, sono già 67 anni. No, dobbiamo fare ancora, la strada è ancora lunga, noi vogliamo continuare su questa strada, molto liberi. Ci auguriamo che altri bambini vengano alle Frecce Azzurre, bambini di San Buceto soprattutto. E noi lo auguriamo di cuore a questa squadra. Grazie a Giuseppe Ciccarelli. Un altro Giuseppe Catena, vicepresidente delle Frecce Azzurre. Azzurre da 5 anni presidente e consigliere da 10 anni. Però, come dicevo prima, noi abbiamo avuto per 35 anni la città Francavilla e Francavilla perciò ama lo sport ciclistico, perché abbiamo fatto parecchie, abbiamo organizzato gli arrivi di Giro d'Italia, abbiamo fatto il primo raduno di ciclamatori in Italia, abbinato col Giro d'Italia professionistico, non so se lei ne ha conoscenza. No, io da poco danno la maglietta, sono 23 anni. Sì. Anche agli amatori danno la maglietta Gazzetta dello Sport, la maglietta rosa che poi si è ripetuta a Montesilvano quando ci sta la cronometro Montesilvano Pescara. Pescara perché era l'apertura. L'apertura è una cosa partenza da clamorosa, pescare, se vogliamo. Favorosa, partenza del Giro d'Italia da pescare. Perché il povero defunto Taccone ha voluto questa partenza. Vito, il grande Camoscio. Da pescare, da pescare al Campo Imperatore. E poi è proseguito il giro, diciamo. Una cosa irripetibile per l'Abruzzo. Speriamo che si possa ripetere. Ringraziamo Formichetti. Maurizio, sì, Maurizio, che non è presente, ma col cuore ci segue sempre. Ci segue sempre, ma vedo che già sta preparando per un altro anno qualcosa. Già all'Aquila. Ho visto qualche cosa. Dovrebbe, così dicono, i rumors. Si muove qualcosa, sì. Perfetto. Sì. Grazie anche a Giuseppe Catena, vicepresidente delle Frecce Azzurre. Naturalmente colgo l'occasione anche per ringraziare questi ragazzi. Grazie, un applauso. Uno dei genitori, la signora Mara? No, come? Gioia, la signora Gioia che è stata coraggiosa al contrario dei genitori che sono dietro le telecamere. Grazie anche a Mara, ecco, ho confuso i nomi, Mara e Nunziato per le loro testimonianze per quel che riguarda l'organizzazione, questa bella manifestazione di Abruzzo Bici di Gusto. Allora, prima di concludere con te Giuseppe, io volevo far vedere, grazie anche alla regia di Dino D'Angelo, perché oggi praticamente ad Avezzano sulla pista c'è stata l'apertura della pista, noi parliamo anche della federazione, quindi c'è stata questa stagione che è ripartita grazie al trofeo Centro Pista di Avezzano a cura dell'ASD Abruzzo Pista di Antonio Di Lizio. Io ho anche i verbali di riunione. Allora, nella categoria velocità allievi, primo posto, vi dico i tre del podio, a Filippo Dignani, secondo posto Antonio Rocco, terzo Nicola Morlacco. Nella velocità esordienti, qui intanto si susseguono le immagini, le fotografie di questi ragazzi, Simone Pinna al primo posto, Jacopo Rossi piazza d'onore e poi Giacomo Petrini al terzo posto. Velocità allieve donne, prima Chiara Liverani, seconda Giorgia Simoni, terza Lucrezia Noemi Eremita. Corsa a punti allievi maschile, Filippo Dignani al primo posto, si è ripetuto, Andrea Spreca secondo, terzo Marco Fermanelli. Esordienti, sempre per quel che riguarda corsa a punti, primo posto per Jacopo Rossi, secondo Ugo Di Paolo, terzo Simone Pini.
Rinna, ancora con le classifiche, allieve donne, primo posto per lo scratch, primo posto per Lucrezia Noemi Eremita, seconda Giorgia Simoni, terza Chiara Liverani, giovanissimi scratch, solo due in gara, Giorgia Marchetti e Lucrezia Roganti. Abbiamo ancora un paio di minuti da spendere con te, Giuseppe. Allora, da qui in avanti la tua stagione, abbiamo detto campionati italiani, poi sai già un po' il poi, tuo percorso? Poi mi riposerò un po', molto probabilmente o andrò in altura, non so, al secondo ciclo di preparazione in qualche modo, per separare l'anno in due parti, e poi saranno tutte le classiche in Italia, compreso anche il Matteotti, a cui mi piacerebbe partecipare. Ricordiamo per la il Matteotti volta. Settembre, 23 settembre, c'è non, stato lo spostamento, lo so, c'è stato lo spostamento a cavallo del mondiale sì. Perché così è indicativa, è tornata ad essere indicativa, certo, come voleva Martini, il grande commissario tecnico, indicativa per la premondiale, ci saranno sicuramente tanti protagonisti. Quindi sì, saranno le classiche italiane con anche il Matteotti e vedremo di far bene da qui a fine anno. Perfetto, in bocca al lupo di cuore anche a Giuseppe Fonzi, un ultimo applauso per tutti voi che avete partecipato. Ringrazio in regia Dino D'Angelo e dietro le telecamere Diego Martelli, e noi come ogni fine puntata ci salutiamo con una frase, un aforisma che riguarda proprio questa splendida disciplina sportiva del ciclismo. Buonasera. Quando Pantani scattava, mi voltavo dall'altra parte.